fiera più antica di Lombardia. Anche quest'anno, malgrado le ristrettezze economiche, siamo riusciti a organizzare un grande evento, un evento che durerà 3 giorni, che intratterrà tutta la città e tutto il territorio, e quindi non possiamo che essere orgogliosi anche nel 2015 di aver organizzato questa cosa. Insomma, la città se l'aspetta, il territorio se lo aspetta, un'attenzione sempre più particolare alle realtà della nostra città e in generale dell'Oltrepò. Quest'anno, nell'anno di Expo 2015, la fiera è dedicata a questo e quindi pensiamo veramente di aver fatto bene. Lo vedo qui alle sue spalle, infatti, molti dei prodotti d'eco, la mostarda, la zuppa vogherese, lo stracchino di Voghera, insomma, tante specialità che si spera i tanti turisti di Expo vengano a gustare. Sì, noi abbiamo puntato molto su questo, mi auguro che sia riconosciuto il lavoro fatto. Nel frattempo si sta levando una certa brezza, anzi un certo vento, domani mette pioggia e l'assenza senza pioggia, con la pioggia è una tradizione anche quella. È una tradizione, l'assenza senza una goccia d'acqua non funziona sicuramente. Mi pare di avere intravisto appunto domani qualche criticità, ma poi sabato e domenica ritornerà al bello. Siamo fieri della nostra fiera. Infatti la fiera nasce, come sapete, per iniziativa dei vogheresi, i quali cominciano ad esporre le loro merci a ogni ricorrenza della morte di San Bovo. Il 22 maggio 1382 avviene la prima celebrazione.